tutti. Posso chiedervi il favore di non scrollare la pagina e di ascoltarmi per pochi minuti? Io mi chiamo Lorenzo, ho 34 anni, sono un ragazzo di Ancona e purtroppo 8 mesi fa sono stato colpito da una malattia ematologica che si chiama linfoma a grandi cellule B diffuso. È una malattia purtroppo abbastanza comune, anche se non dovrebbe esserlo, che colpisce un po' tutti, dai bambini agli anziani ai ragazzi. È una malattia che mi ha stravolto la vita. Mi ha stravolto la vita, ha preso quello che avevo e lo ha spazzato via. Del tutto. Mi sono messo a combattere sin da subito per riuscire a sconfiggere questo male. È un male neoplastico, è un tumore. E purtroppo i risultati non sono stati buoni. Mi sono sottoposto a tanta chemioterapia con l'aiuto dei medici dell'ospedale di Ancona, che sono stati sempre bravissimi sul pezzo. Mi sono sottoposto a radioterapia, a immunoterapia e ogni volta sono scivolato. Qualche volta miglioravo, qualche volta peggioravo e pian pianino ho perso l'autonomia, ho perso l'uso delle gambe parzialmente, dolori, ho perso la capacità di andare in bagno da solo al momento, piccoli recuperi e grandi perdite. E dato che la terapia non sta funzionando, rimane solo una possibilità, o meglio, una possibilità davvero concreta. In America hanno sviluppato una terapia nuova che si chiama CAR T-Cells, che è una terapia innovativa che è stata sperimentale, che potrebbe davvero risolvere per me e per tante persone come me questo problema. Purtroppo in Italia è ancora farraginoso il modo di realizzarla, perché è nuova, perché è difficile accedere, perché gli stessi medici degli ospedali più avanzati d'Italia stanno cercando di renderla disponibile per tutti, ma non è così. La mia possibilità per continuare a vivere è quella di tentare qui, ma anche di tentare fuori. Sono supportato dai miei amici, dai miei affetti, che mi stanno tenendo per mano e mi stanno cercando di portare alla meta, perché io non riesco più a camminare da solo. Quindi vi chiedo, loro stanno cercando di attuare una raccolta fondi per raccogliere il denaro necessario per mandarmi in America per trattare questa patologia e per pagarla, dato che purtroppo è molto costosa. Potete darmi una mano? Avete voglia di farlo? Io ve lo chiedo davvero per favore, perché io non voglio morire, voglio vivere, ho fatto delle promesse e le voglio mantenere. Non sarà facile, ma io non mi arrendo. Non è finita finché non è finita. Posso fare quello che posso fare per quanto riguarda il mio corpo. Per il resto mi affido a voi. Grazie.